La cornice dell'estadio metropolitano è davvero imponente, fa da sfondo a questo match. Un saluto agli amici all'ascolto, con me come sempre Daniela Dani. Si alza il sipario su questa edizione della Champions. Entrambe vanno a caccia dei primi tre punti per la classifica del girone. Gara da non perdere tra Atletico Madrid e Manchester United. Oh Pier, era ora. Finalmente si gioca, dai. E c'era grande curiosità per vedere all'opera queste due squadre al loro esordio nei gironi della UEFA Champions League, eh? L'obiettivo di entrambe è fare bene e tornare a casa con un risultato positivo. Tre punti sarebbero ovviamente l'ideale per cominciare alla grande. Ecco la formazione titolare dei colchoneros. Oblak a guardia della porta. Linea difensiva composta da Savic con Jimenez. Rodrigo De Paul insieme a Koke nel ruolo di mezzala. Attacco affidato a Luis Suarez che agirà accanto ad Angel Correa. È il debutto dello United in questa UEFA Champions League, coppa che è già finita più volte nella bacheca dei Red Devils, ma la filosofia sarà step by step, partita dopo partita, vogliono cominciare bene oggi. Un successo permetterebbe loro di iniziare con il piede giusto la campagna europea. Siamo solo alla prima giornata, è vero. Le squadre sono ancora in rodaggio, i valori non sono ancora ben definiti. Ecco l'undici di partenza scelto dallo United per questa sfida. Squadra che si affida sistematicamente al pressing sul portatore di palla per bloccare sul nascere la manovra avversaria. Li ho visti spesso andare a prendere gli oppositori direttamente nella loro metà campo per impedirgli di ragionare e cercare così di recuperare subito palla. Questa tattica si rivela efficace solo se supportata dal lavoro di squadra. Il pressing individuale rischia solo di far stancare i giocatori prima del tempo. Buono il recupero, possono ricominciare. Prova Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Occhio a CR7. Sancho. C'è un buon anticipo. Fred. Si butta in avanti. Diogo Dalot. Occhio al tiro. Ferma la conclusione avversaria. Tra i possibili protagonisti del match anche il Correa, che può fare la differenza con la sua qualità. Ha tutti gli occhi addosso dopo la bella doppietta messa a segno nell'ultima partita, ovviamente. Giro palla prolungato della tre quarti avversaria. Carrasco. L'ultimo tocco è il suo, dunque calcio d'angolo. Pallone in mezzo, azione che sfuma. Attenzione a Suarez. Carrasco. Ha segnato l'Atletico. Queste sono le immagini dell'azione di poco fa, la difesa. Guardava, Pier, questa è la verità. Il gol preso è stata la logica conseguenza di una marcatura pigra. Per me il tecnico non sarà contento. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. McTominay. Bruno Fernandes. Possesso per lo United. Bruno Fernandes. L'arbitro ferma tutto e assegna un calcio di punizione alla difesa. Questione di centimetri, ma era in offside. Attento l'assistente. Non era una chiamata facile. Alex Telles. Occhio al cross. Cross sul secondo palo. La allontana. Sancho. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione.
e c'è il pareggio dello United. Il tecnico sarà andato su tutte le furie per questo gol ed è difficile non essere d'accordo con lui, Pier. Lo vedi dal replay, no? Troppa leggerezza da parte della difesa in fase di disimpegno. Errori del genere li paghi a questi livelli. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Porta palla. Efficace qui il tiki-taka dell'Atletico. È in zona cross. Palla intercettata bene. Esce e recupera il pallone. McTominay. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa laterale. Fred. Sancho. A metri per andare, per il cross. Diogo Dalot. Ci pensa lui a spazzare via. United che prova a rendersi minaccioso nella metà campo avversaria. Diogo Dalot. Bruno Fernandes. Grande recupero in area. C'è la possibilità della ripartenza. Pallone che viene intercettato. Bruno Fernandes. Attenzione a CR7. Il possesso palla per aprire la difesa avversaria. Prova a spazzare, ma male qui. Palla respinta dal difensore. Lemar. De Paul. Restituisce bene il pallone. Può crossarla nel mezzo. Efficace qui il tiki-taka dell'Atletico. Le mani. Traversone sul secondo palo. Non bene qui il difensore, attenzione. Lemar. Buona lettura del difensore. Si porta in mezzo. Lemar. Cross in mezzo. Fa filtrare un pallone interessante. Poteva nascere qualcosa di interessante. Attenta la difesa. Brutta gestione qui dello United. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. Decisamente buona la prima frazione di Cristiano Ronaldo. Si è dato parecchio da fare, tra l'altro firmando il gol. Si riparte, gara valevole per la prima giornata di Champions. McTominay. La smessa su Varane. Occhio a Sancho. Diogo Dalot. Cristiano Ronaldo col pallone. Fred. Sancho. Non buttano via il pallone, preferiscono aspettare il momento giusto. Il portiere gli ha negato l'ennesima gioia personale di questo match. Sperava di festeggiare di nuovo, ma sarà per la prossima volta. Sancho.
Chance per il cross. Palla troppo sul portiere che la blocca senza problemi. Bass. Ottimo l'intercetto del pallone. Maguire. McTominay. Fred. Non si è capito a chi volesse darlo. Bruno Fernandes. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Occhio qui alla ripartenza. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Diogo Dalot. Non forzano la giocata, preferiscono il giro palla. Possesso che finisce qui. De Paul. Efficace qui il tiki-taka dell'Atletico. Ottima lettura su un'azione pericolosa. Sancho. McTominay. Diogo Dalot. Il tocco per Varane. Palla interessante per scavalcare la difesa. La respinta di Oblak, attenzione. I Red Devils regalano il possesso. Tifosi colchoneros meravigliosi. Continuano a incitare la loro squadra senza un attimo di pausa e solo per questo meriterebbero il gol. Lemar. Suarez. Correa. E c'è il gol. Passano nuovamente a condurre. Da apprezzare meglio con questo replay il paziente giro palla che ha portato il gol. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Rete che regala un sorriso all'allenatore. Sono avanti, ma non devono fermarsi. La partita è ancora lunga. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Fred. Preferiscono ragionare. Possesso per lo United. Ottimo recupero del pallone. Suarez. Occhio a Lemar. Suarez. Efficace qui il tiki-taka dell'Atletico. Cerca il pallone profondo. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Può andare in porta qui. Può provare da lì. Super Oblak qui. Provano con la forza della disperazione ad arrivare al pari. Manca davvero poco. Alla buona, non era facile controllarla. È in buona posizione. Deviazione di testa senza particolari problemi per il portiere. Lui era posizionato bene e non ha avuto nessuna difficoltà a intervenire. Padroni di casa avanti. Provano a fare un altro gol per blindare la vittoria in questo finale, trascinati dal tifo infernale del proprio pubblico. Prova col lancio lungo. Prova Luis Suarez. Dice di no, tuffo prodigioso. Hanno una chance da calcio d'angolo per raddoppiare il vantaggio. Cambio nel Manchester United.
Occhio al cross in mezzo. Palla in out e nuovo calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Azione che sfuma. Palla vagante. Arriva il segnale di chiusura. Falsa partenza per lo United, che inizia male con una sconfitta il percorso in UEFA Champions League. Ci si aspettava certamente una prestazione diversa da loro oggi. La sconfitta macchia il loro esordio in UEFA Champions League e rischia di avere qualche strascico.